Siamo ai Mulini Marzoli in compagnia del sindaco della città di Torre del Greco, Giovanni Palomba. Mancano ormai pochi giorni alla Santa Pasqua, oggi è Giovedì Santo, seconda Pasqua che purtroppo vivremo ancora facendo i conti con questa pandemia. Sindaco, facciamo insieme un bilancio di questo anno. Allora, è la seconda Pasqua e speriamo, come ci dicono, che è l'ultimo miglio che dobbiamo percorrere. E questo ultimo miglio, grazie alle vaccinazioni che noi a Torre del Greco sono già iniziate dal giorno del 6 di marzo, stanno andando avanti, io ritengo che è l'unico modo, come ci dicono un po' tutti gli esperti, per risolvere quanto prima questa problematica sanitaria, sì, ma c'è la problematica economica, che è la cosa più importante, cara Antonella, che oggi attanaglia tante attività chiuse, e io penso ai ristoratori, penso a quelli che sono parrucchieri, barbieri, palestre. Ricordiamo infatti che la Campania è in zona rossa. Attività commerciali, chi vende camicie o altro, pullover, tutto quello che praticamente è un qualcosa di veramente difficile nel vero senso della parola. Quindi la nostra speranza è che quest'ultimo miglio lo percorriamo quanto più velocemente possibile, affinché, io non dico di toglierci queste mascherine, perché diventiamo un poco tutto tempo. E diventa difficile certe volte anche riconoscerci, ma almeno tornare alla nostra normalità. Lei diceva prima, il vaccino è la nostra speranza, è la luce fuori dal tunnel. In questo momento possiamo dire quanti cittadini a Torre del Greco sono stati vaccinati? Dovremmo stare un buon numero di ottantenni e di forze dell'ordine, poi docenti e non docenti. E io ritengo che abbiamo superato almeno un migliaio di vaccinati. Stamattina, in questa settimana, iniziavano già le seconde vaccinazioni, quindi pian piano speriamo che praticamente arrivino una quantità di vaccini tali, perché sul nostro centro vaccinale noi in teoria ne possiamo vaccinare anche un 400 al giorno, oggi si è su una media di un centinaio al giorno. Quindi secondo lei che tempo ci vorrà per vaccinare tutta la popolazione di Torre del Greco, naturalmente quelli che aderiscono a questa Antonella, campagna vaccinale? Tu lo sai perché l'avete seguito voi direttamente, noi siamo stati il primo centro vaccini che è stato dato da un ente comune, e gli altri si stanno organizzando, e io ritengo che, come noi ascoltiamo i nostri sapientoni a carattere nazionale, stanno arrivando dosi in milioni e milioni, e ci dicono che per giugno-luglio dovremmo rientrare in una buona parte di cittadini italiani, quindi torresi, vaccinati. I dati sono in miglioramento, i contagi stanno diminuendo e soprattutto stanno aumentando le guarigioni qui a Torre del Greco. Sì, i numeri negli ultimi 10 giorni praticamente ci portano ad avere più guariti che contagiati. Questo logicamente è un fatto positivo, ma voglio dire, siamo sempre in apprensione, perché in qualsiasi momento, io in questi giorni sentivo la questione della Francia che richiude nuovamente tutto, quindi vuol dire che praticamente queste varianti sono sempre difficili da capirsi, da comprendersi. Da martedì riapriranno le scuole, l'ultimo decreto dice che adesso è una responsabilità esclusivamente del governo, né governatori e né sindaci devono prendersi più la responsabilità. Io ritengo che sia giusto così, in modo tale che evitiamo che, se c'è pandemia, non può essere che c'è chi chiude, c'è chi apre. È come l'allerta meteo, io lo dico sempre, se c'è l'allerta meteo, l'allerta deve essere totale, non può esserci chi teneva le scuole chiuse o aperte. Quindi questo io penso che da parte del governo sia stata una buona scelta. Lei prima parlava dell'emergenza economica legata a questa emergenza sanitaria, ma sicuramente anche il mondo della scuola paga un prezzo molto alto. La scuola, è il prezzo è altissimo, ma al di là, la prima cosa è l'istruzione dei ragazzi, ma poi c'è questa solitudine dei ragazzi, tant'è vero che loro, purtroppo li stiamo vedendo, dei gruppetti di ragazzini cui cercano di stare assieme, cercano di vivere anche loro la loro vita, che è difficile, perché stare a casa non è facile. E la stessa DAD, come mi dicono sia gli insegnanti sia i ragazzi, io ho una... Ho mia figlia di 17 anni che è Valdegna, non è facile, non è semplice. E allora ecco, la grande speranza nostra è che si ritorni quanto prima
da martedì e fino alla prima media. E quando io ritengo che sarà molto difficile per le scuole superiori, ma l'anno prossimo 2021-2022 deve essere un anno normale, questo è fondamentale. Facciamo gli auguri alla città di Torre del Greco. Sì, gli auguri di una santa e serena Pasqua alla nostra città, la città di Torre del Greco, ai cittadini, a tutti gli operatori sanitari, ringraziamo per tutto quello che state facendo. A coloro che adesso stanno a casa o stanno nelle terapie, di quanto prima di ritornare nelle tranquilli e sereni nelle loro abitazioni o chi praticamente avere la possibilità di guarirsi. Questo è l'augurio che io faccio a tutti quanti. Voglio ricordare Pasqua e Pasquetta di stare a casa, tranquilli, abbiamo parlato dell'ultimo miglio, di non muoversi. Siamo con le nostre famiglie, nella nostra serenità familiare. Quindi i miei più sinceri auguri a tutti noi, ne abbiamo bisogno tanto.